Esattamente, bravissimo, grazie. Non lo dirò mai più dopo in tua presenza. Comunque, siamo qui per la sfida tra Vengeance e Team Shark. Ospite d'onore, Bellotto in panchina? Sì, sempre. Conformità non importa. Perché non c'è Brad Russo? È ammalato. Ah, è ammalato, ah, mi dispiace. Lui è Campagna. Anche Campagna. Ah, beh, perdite pesanti per voi. Comunque, Arcopinto qui in gestione del pallone, di turno. Scambio con Cher qua, interviene Maione. Trova il passaggio per Muoio, che fa morire questa azione sul fondo, per l'appunto. Si può ripartire con Formisano che innesca di tonno. Largo a sinistra. Ricomincia da capo Arcopinto. Al centro Cicatiello verso Cerqua. Scambio ancora con Arcopinto. Cerqua. Porta palla. Di tonno interviene. Un po' male. Sorrentino. Gestisce male il pallone. Riparte Vengeance dal fallo laterale. Formisano. Buonasera Ernesto. Di nuovo. Pallone giocato verso Castiglia. Jenny. Si può vedere Gaetano. No, Muoio. Però ignorato. Palla che finisce in rimessa dal fondo dall'altra parte. Volevo dare a Michele la roba della partita precedente, però non mi ha capito. Ma se viene mi complica le cose perché ce l'ho dentro il giubbino. Devo aprire e fare una serie di movimenti piuttosto scomodi in questo momento, dovendo fare anche il video. Vabbè, torniamo a noi comunque con Vengeance che controlla il pallone. Di turno dalla distanza calcia addosso a Castiglia. Lo so, ho visto, 1-0 all'ultimo. Bellissimo, orientale il portiere del Vengeance. Pallone contenuto da Muoio che va fino in fondo. Respinge per ultimo lui il pallone, credo. Ed è rimessa per Formisano. In porta. Vengeance orfana di Brad Russo e di Campagna. Due perdite pesanti per loro. Qui di tonno viene controllato da Maione, che poi però non riesce a spiccare il volo. Sarebbe stato più divertente se fosse stata una trella al posto di Maione. Non riesce a spiccare il volo. Contenuto qui Cicatiello, ricomincia da capo Arcopinto, in avanti, troppo in avanti. Rimessa dal fondo. Castiglia. In avanti, controlla Muoio. Non riesce a partire. Contenuto da Cicatiello. Fallo laterale alla fine, ancora per Team Shark. Va Jenny Castiglia sul pallone. Centrale, Sorrentino. Non riesce a partire Maione. Fallo laterale per Shark. Palla in movimento. Rimessa. Anzi no, sbagliato il punto di battuta. Palla in movimento. Riparte Vengeance. Cerqua, no, Cicatiello in avanti verso Cerqua. Sorrentino aggancia in modo legale, trova Muoio, scambio tra i due, Sorrentino fino in fondo, al centro per Maione, apre le danze così, Shark, 1-0. Bella azione di Sorrentino qui sulla sinistra con la combinazione con Muoio soprattutto, e si riparte con l'1-0. In favore di Team Shark e di Tonno, che prova ad avere, prova a dire la sua in questa sfida ittica. Si riparte da capo. Shark Team da una parte, di Tonno dall'altra. Pallone, attenzione, di Tonno stava per trafiggere gli squali. Ah, di Tonno, sì. Sì, però lui è di tonno. C'è una sfida ittica personale. Giocato sul punto. Giochi di parole finissimi che la maggior parte delle persone si perdono. C'è forse un fallo di mano qui, attenzione. Del portiere. Mi era sembrato di uno della difesa, però l'ho visto male. Fallo laterale. Visto, si lamenta anche Formisano dall'altra parte. Si può andare. Ah, oggi abbiamo fatto anche lavoro con la Steadicam, pensa un poco. Bellissimo, è stata una cosa eccezionale. Controlla Cerqua, all'indietro.
Cicatiello. Di Tonno, cambia lato. Arco Pinto, scambio ancora con Di Tonno. Si fa vedere a destra Cerqua. Servito, scambio ancora con Di Tonno. Palla al centro, respinge Sorrentino. E poi fallo laterale ancora per Vengeance. O Vengeance, decidete voi come si dice. Arco Pinto, scambio con Cerqua, chiude tutto Sorrentino. Non riesce a ripartire Maione. Alla fine sì, invece. Salta un avversario, il pallone poi finisce direttamente a Formisano. Lancio da baseball, Cerqua. Intercetta Moio. Arco Pinto. Poi Cicatiello scambia con Di Tonno. Interviene la difesa di Shaq. Ancora Di Tonno sul pallone alla fine. Per Vengeance, cambia lato dove c'è Cerqua. Trova Cicatiello. Pallone sul fondo, cambi per Vengeance, dentro Vellotti e Lambiase. Fuori Cerqua. E non ho visto chi è uscito. Arco Pinto, ok, si riparte con Maione. Mentre per Shark ancora nessun cambio. Passaggio verso Lambiase. Al centro, intercetta Sorrentino. Prova a partire Castiglia, che è contenuto. Vellotti sembra avere la meglio in questo duello. All'inizio, perlomeno, all'indietro. Poi Cicatiello verso Formisano. Non è lungo in avanti, un po' troppo lungo. 6-2 nella Madrid. Cervizzi ha fatto una gran partita, però credo che se non ha preso nessun gol, il portiere lo Stankers ci va lui in top 5. Non solo perché ha subito quello, ma perché ha fatto parate, penso anche bene. Cervizzi pure ha giocato molto bene, però ripeto, penso che andrà lui in top 5. Anche se il migliore in campo per influenza sulla partita sarebbe Passariello, che ha fatto 3 gol più un assist per il gol inaspettato a questo punto di Salvatore Clemente. Sono in forte ritardo, vedi? Si può andare con Cicatiello che calcia addosso a Castiglia. Palla in fallo laterale, fai spostare l'Atletico sul campo. Di Tonno calcia sul fondo. Oppure vai appena cominciano gli sky, gli fai un tot foto e poi torni qua per il secondo. Tanto credo che qua finiremo prima, quindi avresti tempo anche per fare foto per chiudere la partita loro. Comunque Di Tonno manda a vuoto un avversario che è Maione. Ritorna Maione su di lui, il pallone però finisce all'Lambiase. C'è una deviazione, calcio d'angolo. Se vogliamo fare il cambio lo possiamo fare, benissimo. Questa dichiarazione di intenti dell'arbitro. Fuori Maione e Muoio, dentro Santoro e Gaetano Castiglia. Con Lambiase che calcia il pallone al centro, deviato dalla difesa. Poi Cicatiello calcia direttamente sul fondo. Otiero fa partire Jenny Castiglia. Santoro manda a vuoto un avversario, va fino in fondo Santoro. Erroraccio di Formisano qui, che va a terra molto presto. Troppo presto. E 2-0 Shark Team. Team Shark, anzi. Come sempre, il solito problema. Team Shark e Shark Team. E Team Shark. Però non so come suona meglio, sai. Shark Team è più veloce. Melodico quasi. Lambiase non riesce a controllare, poi prova a partire Castiglia, contenuto da Vellotti. Di Tonno combina un pasticcio e il pallone viene gestito di nuovo da Team Shark. Scambio tra Gaetano Castiglia e Santoro, il pallone finisce in fallo laterale dall'altra parte, ancora per Team Shark. Santoro in controllo. Jenny Castiglia vuole il fondo, calcia in porta del 3-0 di Shark T, di Team Shark. Ma Formisano qui pessimo. Ma buono, aiuto.
doveva fare decisamente meglio su quella, sul suo palo. Chiudiamo qui il discorso, si riparte da Cicatiello. Passaggio in avanti. Di Tonno. Porta palla. Al centro Vellotti calcio addosso a Di Tonno, niente da fare. Sorrentino. Porta palla. Velocissimo Sorrentino. Trova il passaggio per Santoro. Finisce a terra. Se l'è preso con un po' di mestiere questo rigore. Se l'è preso con molto mestiere questo rigore. Dici tu. Si può andare con Santoro per il 4-0. È il tuo secondo, infatti. Oh no, cioè è il suo secondo gol questo, no? Ragazzi, fatemi poco più dietro. Grazie. Palla in rimessa laterale. Di Tonno. Cambia lato, malissimo qui Vellotti. Che manca l'aggancio. Vabbè, è stato anche un po' sfortunato. Cambia lato Sorrentino a cercare Santoro. Non può fare molto qui. Interviene Cicatiello. Di Tonno male, Castiglia peggio. Il fallo laterale. Riparte Cicatiello, Di Tonno tiene il pallone in gioco. Va via a Castiglia e poi calcia sul fondo. E si riparte dal rinvio. Giocato corto e poi il passaggio per Santoro. Tiene deviato in fallo laterale. Giocato adesso. Jenny Castiglia cambia fascia, l'ambiate di testa ancora. Jenny Castiglia sul pallone. Calcia male. Sul fondo. La mo stanno iniziando di là. Qua siamo quasi a un quarto d'ora ormai. Mi sa che facciamo l'otto oggi. Però questo è un motivo in più per cui ti potresti vedere tranquillamente il secondo tempo. Attenzione, Cerqua! Cerqua la porta! Il pallone però finisce sul fondo. Pallone controllato da Sorrentino, ne parliamo meglio dopo. Porta palla. Scatto di Sorrentino. Poi Gaetano Castiglia controlla, calcia sul fondo. Peccato che non hai colto il gioco di due. Cerco alla porta. Ma perché? Bellissimo. Formisano. Dal rinvio dal fondo. Un lancio da baseball proprio questo. Anzi, quasi da football americano. Per quell'altezza che ha raggiunto il pallone. Non so se... Si riparte con Sorrentino. In avanti. Interviene di testa Lambiase. Formisano. Ancora un altro gran lancio. Cerqua. Vellotti. Salta l'avversario Vellotti. Pallone al centro Sorrentino. Autiero. Fa quel che può. E poi libera Shark. Gaetano Castiglia. Trova Santoro. Vuole andare in porta. Santoro. Palo clamoroso. Rimessa per Vengeance. Con Nasti che ci pregia di una serie di palleggi. E si può andare dal portiere. Formisano in avanti a cercare Arcopinto, che può andare in porta. Autiero la tiene. Autiene, vabbè, si può andare. Pallone deviato in fallo laterale ancora per Team Shaq. Santoro trova subito il passaggio per Gaetano Castiglia. Il tacco di ritorno non può arrivare a Santoro. Formisano controlla senza problemi.
trova il passaggio per Arcopinto, si complica un po' la vita rientrando. Non poteva fare diversamente però. Passaggio al centro, cerqua. Santoro tiene il pallone in gioco però, manda vuoto un avversario. Ancora Santoro, vuole andare fino in fondo. Mancato assist qui. Guadagna però calcio d'angolo. Cambio. Fuori Jenny Castiglia e anche Sorrentino con lui, dentro Muoio e Maione. Per Veges nessun cambio sembra. Pallone al centro, il pallone finisce a Gaetano Castiglia, poi arriva Maione a dargli una mano. Muoio calcia tra le braccia di Formisano e riparte Vengeance. Cerqua, salta l'avversario che commette fallo, fair play. Prova a partire Gaetano Castiglia, interviene Bellotti, fallo laterale, pallone finito in braccio, nessuno l'ha potuto vedere. Si può dare d'Autiero. Maione controlla, manda vuoto due avversari, va sul fondo Maione, poi rientra Muoio, controllato, riparte da Gaetano Castiglia. Santoro, scambio con Maione, prova a calciare sul fondo però il tentativo, rimessa per Formisano. Devo dire, fa freddo stasera, ma un po' meno delle altre volte. Però le dita, no, il mio parametro sono le mie mani che normalmente si ghiacciano e non so se è abitudine o se come? No, ti capisco. Pallone finisce a Santoro, porta palla. Ancora Santoro, calcia alto. Rimessa dal fondo. Può andare Formisano. Gioca verso Lambiase. Trova il passaggio per Bellotti. Tacco poi dove non c'è nessuno. Gestisce Muoio. Porta palla in mezzo a due avversari, la tiene ancora lì. Muoio può andare a calciare, Muoio respinge Formisano e poi Arcopinto prima di tutti. Cerqua trova il passaggio per Lambiase, largo a destra, al centro verso Bellotti per il 4-1. Bella azione di ripartenza qui di Vengeance, un po' d'orgoglio. Lol. Si riparte, il pallone gestito da Di Tonno, rimessa affidata a Muoio. In avanti, di testa interviene Cicatiello, rientrato da poco. Controlla cerco, all'indietro, di nuovo Cicatiello. Palla sul fondo per Formisano. Controlla la Cicatiello, al centro interviene Santoro, aiutato da Maione, chiude poi Di Tonno, rientrato anche lui. Prova a cercare a destra cerqua, poi Muoio riparte, Maione al centro, il pallone finisce a Santoro, controlla e calcia, chiude Bellotti, ancora Santoro da suo avversario, poi Maione, l'ennesima deviazione sul pallone, calcio d'angolo, Maione. Si accentra, prova a calciare Maione, gran gol! 5-1. No, dicevo semplicemente, se qua si finisce molto prima rispetto a là, no? Teoricamente,
Atletico giocherà prima, praticamente un tempo prima del discorso, quasi, no? Cioè io il primo tempo lo faccio sicuro, per l'altro dico perché il scheggia questa ancora non è iniziato. È quello che voglio dire, eh? Ah, aspetta, ho capito che intendi dire tu. No, e forse potessi addirittura pensare di trattenerti tutta la partita e andare negli ultimi minuti dall'altra parte. No, perché tanto qua siamo avanti almeno un quarto d'ora e forse potremmo anche allungare i tempi di... Tra... Tieni conto che i ritardi possono sempre succedere, eh? Ulteriori. Pallone controllato da Vellotti. Riesce in fallo laterale. Cambia lato Santoro verso Maione. Lascia scorrere Muoio. In avanti Castiglia, di nuovo Santoro, si accentra ancora Santoro, controllato, riparte Formisano. Poi Cicatiello in avanti, trova il passaggio per Di Tonno. Cambia fascia Di Tonno, il passaggio al centro un po' impreciso, un po' debole. Nessun problema per Gaetano Castiglia. E poi Autiero, lungo in avanti. Nessun problema qui per Formisano. Passaggio riuscito verso Cerqua. Che Cerqua l'inserimento in area, non ci riesce però. Devo finire prima poi, questi giochi di parole sul suo cognome. Maione manda vuoto gli avversari. Si trascina palla fuori. Bellotti trova il passaggio per Cicatiello. Di Tonno. Passaggio per la corsa di Cerqua, largo a sinistra, Cerqua si trascina palla fuori e si riparte col rinvio. Di testa interviene Cicatiello, vabbè, poi Jengen spreca il pallone, può ripartire Autiero. Scambio tra Autiero e Gaetano Castiglia, poi il pallone lungo finisce da Formisano. Controlla Cicatiello, il pallone finisce a Vellotti. Cerqua all'altezza del cerchio di centrocampo, porta il pallone, allarga ancora verso Vellotti. Di nuovo Di Tonno si ferma, finisce a terra. Poi arriva Cerqua, murato al momento del tiro, calcio d'angolo. Pallone dall'altra parte a cercare Vellotti, il pallone finisce sul fondo, fallo laterale. Santoro, mamma mia, quanta aggressività che si avverte. Pallone verso Maione. Prova a calciare, contenuto il tiro dalla difesa. In questo caso da Cicatiello, il pallone finisce a Di Tonno. Si muove cerco in avanti, ignorato. Porta palla. Ancora Di Tonno che non riesce a entrare in area. Subendo fallo. Può andare Di Tonno in porta. Non ha chiesto la distanza. Ovvero, nessuno di Schalke ha chiamato la distanza. Poco da dire. Di Tonno. Tonno sonno. Sì. Un minuto al termine del primo tempo. E si riparte sul punteggio di 5-2 in favore di Team Shark, con Maione che non riesce ad andare via gli avversari. Fallo laterale ancora per Vengeance, giocato verso arco pinto. Interviene Santoro, contenuto ma ancora vivo il possesso di Santoro. Scambio tentato con Maione, prova a ripartire Vengeance, tiene il pallone in gioco Di Tonno.
Salta un avversario di Toddo, chiuso alla fine da Gaetano Castiglia. In rimessa. Pallone al centro verso Arcopinto. No. Rimessa dal fondo. Quanti alla fine, arbitro? Pallone lungo in avanti, di testa interviene Arcopinto, finisce quel primo tempo, punteggio netto di 5-2. Chiudiamo qui, eccoci di nuovo per il secondo tempo tra Vengeance e Team Shark. Il punteggio per ora è di 5-2 in favore della squadra di maglia blu, Team Shark ovviamente, con Castiglia qui che va a contenere l'Ambiase. Si riparte, Maione largo a sinistra, contenuto mentre Carella abbandona il campo. Ernesto, di nuovo ciao a Vellotti. Fallo laterale affidato a Di Tonno. Cicatiello senza problemi, il passaggio in avanti verso l'Ambiase, prova a calciare alto, rimessa per Autiero. Un Sorrentino a gestire adesso il pallone lungo in avanti, a cercare il movimento di Maione. Contenuto, il pallone finisce in fallo laterale. Si riparte, poi Sorrentino calcia alto, rimessa dal fondo per Formisano, di testa manca l'intervento Sorrentino. Rimessa dal fondo con Autiero che parte dal rinvio. Sorrentino, Muoio, controlla palla Maione, allarga verso Muoio, Muoio. Recupera palla Arcopinto per Vengeance e poi riparte Di Tonno, prova a spedire in avanti l'Ambiase, niente da fare. Controlla Maione, porta palla, palla al centro verso Muoio, Formisano a evitare il 6-2. Pallone giocato verso Maione, calcia in porta, respinge ancora Formisano, si sta facendo perdonare per gli errori clamorosi nel primo tempo, in due gol sui 5 subiti, piuttosto 40% dei gol subiti praticamente, fino a questo momento perlomeno. Vabbè, Muoio, muore invece Maione alla fine. Riparte Vengeance, il pallone poi è tenuto in campo da Sorrentino, che va a sbattere contro Arcopinto. Punizione per Team Shark, chiamato ostruzione danni di Alessandro Sorrentino, il numero 10 di Team Shark. E si può andare. Passaggio in avanti, interviene Maione. Mi aspettavo un'altra direzione. Ancora Sorrentino. Ok, va bene. Poi non facciamo tacchi falle. Secondo fallo nell'arco di un minuto praticamente. Voglio senza fallo, voglio Robby senza fallo. A uomo. A uomo. Si può andare, passiamo avanti di Sorrentino per il movimento di Maione. Bene qui Formisano. Ora l'Ambiase. Cambia lato. Cicatiello. Bravo. Contenuto. Arcopinto. Recupera palla poi Shark. Può andare Maione. Fine in fondo Maione. La gola, mannaggia miseria. 6-2. Maione. Terzo personale per Maione. 10. 6-2 in favore di Shark. Te due però, no, secondo me.
pallone contenuto dalla difesa, nessun problema per Autiero. Muoio. Gianni Castiglia all'indietro. Poi Sorrentino calcio al lato. Ancora farò laterale Vengeance. Ogni partito. Pallone finisce a Cicatiello. Porta palla col sinistro. 6-3. Posso chiederti un favore un attimo? Ah no, vabbè, stai entrando. No, stai entrando, vai, vai, entra. Non ti preoccupare. Fuori Arcopinto. Rientra Vellotti, dentro anche Cerqua. Uscito anche Di Tonno. E si riparte sul punteggio di 6-3. Con Shark che prova a entrare, prova l'ingresso in area. La viene contenuta da Vellotti, largo a destra, poi ancora Maione sul fondo stavolta. Posso chiedere solo un favore? Non mi chiedere favore. D'accordo. Facciamo anche il mio cellulare? Sì, posso. D'accordo. Grazie. Perché? Questo. Il tempo che chiudo il giubbino. Gentilissimo. Il pallone che finisce dall'altra parte verso Formisano. Avrei chiesto al fotografo, purtroppo ho dovuto andare dall'altra parte. Grazie mille. Si riparte con Cerqua. Contenuto Vellotti. Poi Sorrentino, Maione. Largo a destra. Ancora Maione, finisce a terra, il pallone è ancora giocabile. Danza di Maione a cercare di riconquistare palla. L'arbitro aveva già fermato il gioco prima. Sì. E può ripartire Cicatiello finalmente. Lungo in avanti riesce a intervenire Autiero, poi un po' in difficoltà Sorrentino, qui va via, porta palla, non riesce a tornare sul pallone, farò laterale. Cambia lato Cerqua, lo fa malissimo. Calcio d'angolo. Anzi no, la fa laterale. Molto vicino al calcio d'angolo. Respinge qui Formisano, ricomincia da capo Shark. Sorrentino. Poi Castiglia male, non riesce nell'ingresso in area. Chiude tutto Maione, riparte. Porta palla. Intervento rischioso qui di Cicatiello. Cerqua. Tiene vivo il pallone. Lambiase prova in porta Cicatiello. Giallo proprio per Sorrentino, anche sì, se qua la scelta giusta sarebbe stato sicuramente il vantaggio. Però questa si dà l'arbitro sta azione, però facile la fanni. E poi ammonisce già a gioco fermo dopo, poi dopo. Ma non si fa così, ma non si fa così. Bravi, capito, no, ma non si fa così. Vai, ma si fa cimere arbitri che chiama Michela, mannaggia. Si riparte. Punizione per Cicatiello in porta, respinge Sorrentino. Fallo laterale, ancora Vengeance con Lambiase a destra. Cerqua. Ancora Lambiase. All'indietro verso Cicatiello. Poi Cerqua. Scambio ancora con Cicatiello dentro, il movimento di Lambiase. Poteva fare molto meglio qui. Dentro anche Santoro. E Gaetano Castiglia fuori Maione e Muoio. E si riparte. Santoro aggancia, prova a partire, contenuto. Fallo laterale.
in avanti, chiude Cicatiello, riparte Lambiase, si ferma, cerqua dentro verso Lambiase sulla traversa, clamoroso qui, riparte Shark. Comunque Santoro si accentra, trova il passaggio per Castiglia, 7-3, il numero 7 tra l'altro. Roberto Mauro dentro di tonno, Arcopinto, tanto in vengeance, fuori Lambiase e Cicatiello. Vellotti arretrato, Formisano in avanti lungo, non riesce a tenere il pallone in gioco, Arcopinto, fallo laterale. Si può andare con Sorrentino lungo in avanti, Santoro addirittura in rovesciata sul fondo, però vabbè, lungo in avanti, abbassa il pallone di tonno, cerqua in avanti ancora per di tonno, da solo contro Otiero, di tonno 7-4. Arretrato Sorrentino, prova a partire, non riesce a tenere il pallone in gioco, anzi non riesce a mantenere il possesso del pallone, riparte Vengeance con Vellotti che ricomincia da Arcopinto, poi i due Castiglia combinano, Daniel Santoro verso Sorrentino, calcia sul fondo. Lungo in avanti, prova ad abbassare il pallone Castiglia, si riparte Sorrentino, Daniel Santoro vuole il fondo, finisce a terra da solo, tiene ancora vivo il pallone, non proprio, alla fine interviene Formisano, in anticipa Sorrentino, intervento Castiglia, prova a calciare, male sul fondo. Verso Castiglia, Caetano lo gioca verso Alessandro Sorrentino, alto sopra la traversa, Formisano riparte dalla rimessa dal fondo e trova di tonno, Arcopinto porta il pallone largo a destra, c'è Cerqua col pallone al centro, ancora verso di tonno, 7-5. Due gol a separare le due squadre quando siamo alla metà circa del secondo tempo. Partita che si è ravvivata. Vengeance sta recuperando terreno e Shark deve iniziare un po' a preoccuparsi di gestire il risultato. Prova a ripartire Castiglia, di testa, in avanti. Nessun problema per Formisano. Lungo in avanti, di tonno. Trova il passaggio per Cerqua. Poi Arcopinto, al centro, di nuovo Cerqua, poi Sorrentino, prova a partire Santoro, il pallone è ancora lì, Vellotti l'ha ignorato, chiuso di nuovo, e poi riparte di tonno, porta palla, scambio con Arcopinto, di tonno, verso Cerqua, pallone dentro di Cerqua, manca l'aggancio Arcopinto, Cicatiello non ci può credere. Ma come cazzo si faccio, non ci mangiassi gol, là. Nando, c'ha magre di tua sai, Nando! Controlla Jenny Castiglia. Lunghissimo in avanti, nessun problema Formisano. Abbassa il pallone Cerqua, interviene Sorrentino, fallo laterale.
non riesce a partire poi di tondo. Riparte Shark Team, Team Shark, scusate. Chiude Vellotti in fallo laterale. Santoro al centro verso Jenny Castiglia per l'8-5 di Team Shark. Gol importante a questo punto del secondo tempo. Nel momento forse migliore di Vengeance. Shark va, torna avanti di tre lunghezze. Dentro muoio il Marione nel frattempo. Fuori Jenny Castiglia e Sorrentino. Cambio anche in Vengeance, dentro Cicatiello al posto di Vellotti e Lambiase per Cerqua. Si riparte. Cicatiello di tonno, il pallone finisce a Santoro, manda a vuoto l'avversario. Santoro vuole andare fino in fondo, contenuto ancora Santoro, la tiene lì Santoro, gran gol di Santoro per il 9-5. Anche il bacio alla camera. Si ritorna sui binari giusti per Shark Team, Team Shark, scusate, mi confondo sempre. E può andare di tonno, respinge Autiero, il pallone è ancora vivo. Lambiase si accontenta del fallo laterale di tonno, male un po' qui. L'idea era buona, arrivava in corsa un po' male, non riesce a dare la giusta direzione alla conclusione. Una decina di minuti per me. Di tonno contenuto ancora, di tonno al centro contenuto, al copinto un po' male qui Lambiase, fallo laterale. Ancora il pallone per Di Tonno, pallone centrale, chiude muoio in fallo laterale. Pallone dentro, Di Tonno finisce a terra e si riparte da Gaetano Castiglia con Di Tonno che però ancora non si è rialzato. Fermati. Si riparte con Maione. Al centro Santoro, chiude Cicatiello, ancora Santoro, palla al piede, fallo laterale. Muoio, ancora Santoro, il pallone verso Maione, 10-5. Maione show. Quarta rete personale per lui stasera, non mi ricordo quanti assist. Se ne ha fatti. Punteggio di 10-5, fa male un po' la gola, capito? Di tonno. Gestisce palla. Controllato da Muoio. Pallone finisce in fallo laterale. Cambia fascia Lambiase dal fallo laterale. C'è Cicatiello che va in porta. Respinge Autiero. Rimessa ancora per Autiero. Con Team Shark in saldo controllo a questo punto del match. Pone finisce a Santoro. Cerca un colpo di Kung Fu che non riesce. E poi parte di tonno. Va a cambiare fascia. Devia la difesa in fallo laterale. Scambio tra di tonno e Arcopinto. E ancora di tonno. Che guadagna calcio d'angolo sulla pressione di Muoio. Pallone dentro, respinge la difesa, ancora calcio d'angolo. Dentro Cerqua, dove non c'è nessuno. Pallone finisce in fallo laterale. Cambia in Vengeance, il pallone finisce a Di Tonno. Ancora Di Tonno, cosa ha sprecato qui Di Tonno. Rientra Vellotti al posto di Arcopinto nel frattempo. E rimessa di Autiero. Battuta subito, in avanti. Interviene Cicatiello, tiene il pallone in campo ma solo per un momento. Fallo laterale ancora per Team Shark. Castiglia verso Muoio. Lungo in avanti, la tiene lì il portiere Formisano. Passaggio verso Cicatiello. Vabbè, dentro verso Lambiase. Rimesso dal fondo, non l'ha presa molto bene Cicatiello per l'errore del compagno. Gaetano Castiglia verso Muoio.
controllato Maione. Prova a partire. Chiudeci Catiello. Non riesce a fare i partiti suoi però. Gaetano Castiglia pressatissimo. Autiero calcio addosso all'Ambiate, che finisce a terra e guadagna calcio in angolo. Pallone verso Vellotti. 10-6. Dentro cerco al posto di Lambiase. Nel frattempo in Vengeance. Punteggio di 10-6. A pochi minuti dal termine. Ora Shark in possesso. Santoro prova l'ingresso in area ma viene fermato un attimo prima dalla difesa di Vengeance. Toro laterale ancora per Shark. Il pallone verso Santoro è controllato da Vellotti. Passaggio rischioso ma riesce. Verso Cicatiello, il passaggio è verso Di Tondo che palleggia, lì vicino c'è Cerqua, ignorato, recupera palla Shark con Maione. Salta l'avversario, prova anche a calciare, nessun problema per Formisano e si riparte. Male Vellotti, riparte Santoro che calcia alto. Oh signore! Rimessa per Vengeance, per Formisano con credo Maione a terra. E Santoro che va a discutere con l'arbitro insieme a Cerco e Castiglia. Vabbè, tutti attorno a lui. Si rialza poi Maione. Sembra nulla di serio. E si può ripartire adesso da Formisano. Gioca il pallone corto verso Cicatiello. Vellotti. Di Tonno. Non riesce a partire. Palo laterale dall'altra parte. Per Shark ora Muoio porta il pallone a cercare Santoro, la chiude Maione a questo punto. 11-6. Santoro voleva calciare. Vice, vice, oh Daniele, vice Maione, vice, lo fa, lo sta a sentire. Si riparte, arretrato Cicatiello. Daniel. Ora Di Tonno. Vuole il fondo Di Tonno. Ancora Di Tonno. Il pallone ribattuto di nuovo. Rimessa laterale. Si può andare, cambia lato. Gaetano Castiglia, Maione. Pallone in avanti verso Santoro. Contro Formisano, alla meglio Santoro. Guadagna calcio d'angolo. Poi Maione calcia sul fondo. Rimessa per Formisano. Vellotti, interviene Maione su di lui. Santoro poi si trascina palla in fallo laterale. In avanti Formisano, trova Di Tonno. Calcia male. E riparte Muoio. Trova il passaggio per Maione. Salta un avversario, ne salta due. Arriva fino in fondo Maione. Rosso addirittura per Vellotti. Vai fuori, vai fuori, forza! Jenny! Jenny! Punizione che si prende Santoro. Si può andare adesso. No, dall'altra parte. No, devi stare fuori dal campo, non puoi stare. Oh,
Rangers costretto anche all'inferiorità numerica in questi ultimi secondi. Ma l'arbitro che prende la distanza nella barriera composta da Cicatiello e Di Tonno. Bellotti adesso quando nel campo. Dopo aver recuperato la felpa, si può andare adesso con Santoro dalla punizione, respinge Formisano. La tiene ancora lì Santoro. Muoio lì vicino. Gaetano Castiglia verso Santoro, di nuovo Formisano. Un altro intervento e poi Santoro esce, il portiere di nuovo a impedire la conclusione di Santoro. Castiglia, il pallone finisce in fallo laterale. Era Moio, scusa. Ancora un minuto al termine. Di Tonno. Cambia lato, interviene Moio. Porta palla, interviene poi anche Cicatiello. A sinistra Di Tonno, a destra invece c'è Cerqua che va sul fondo. Rimessa per Autiero. Ormai manca pochissimo al termine. Respinge Cicatiello come può. Controlla Cerqua, di nuovo Cicatiello. A cercare Di Tonno. Si fa vedere Cerqua, chiude però Maio nella linea di passaggio. Finisce qui. 11-7 in favore di Team Shark. Chiediamo qui anche questo collegamento.